Salve a tutti amici, oggi siamo in un nuovo video e vi farò vedere come andare a, in poche parole, a far avviare una compostiera. La mia compostiera è quella a gabbia di cisterna che ho svuotato e partiamo da qua perché vi voglio far vedere, guardate, quanti sacchi di compost ho tirato fuori. Sono soddisfatto perché comunque era meno di mezza compostiera, perché avevo già estratto il compost una volta, quindi nel giro di un anno ho fatto due estrazioni, ecco. Adesso ci spostiamo dall'altra parte. Vi faccio un attimino vedere il materiale che ho e poi andremo a vedere un attimino come lo estraggo, vi faccio delle clip come estraggo e poi vi dico alla fine un pochettino le mie considerazioni. Eccoci qua, allora questo è tutto il materiale che ho, più l'astra che va bene, lasciate stare la che invece il cavalletto, ma devo sistemarlo, mettere la fotocamera. Adesso comunque qui vi dico velocemente, qui abbiamo erba in putrefazione con sotto c'è ramaglia, foglie di siepe, un po' di tutto, poi qui c'è erba spalciata di due giorni fa, un giorno fa più o meno. Qui abbiamo del cartone, quindi della carta, quindi del sacco, e questo è tutto lo scarto del compost che ho passato, che ho vagliato, ecco. Qui in particolare sulla carriola c'è una cosa che tanti di voi mi chiedono: ma tu non usi la pollina? Io uso la pollina la utilizzo quando è inverno, faccio un cumulo di pollina per conto suo e poi la metto sull'orto, la interro con una fresa, con un motocoltivatore. Ma io la pollina, amici, la utilizzo tantissimo la pollina, ma la utilizzo lì all'interno di quella qua che è la compostiera, insieme agli scarti della cucina, insieme a tutto il verde. Perché la utilizzo là? Perché così la pollina va a decomporsi e va a praticamente ad attenuare le sue altissime concentrazioni di azoto, fosforo, potassio, e ho il compost molto 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 buono. Voi in giro trovate il guano ort, vi ho detto una per dire, se non lo conosco bene, però comunque trovate i guani in giro, che non sono altro che deiezioni, escrementi di gallina e altri avicoli seccati e pellettati. Ecco, io questa cosa qui la vado a mettere all'interno. Qui vedete che c'è lo scarto dell'anguria perché gli ho dato l'anguria alle galline, vedete che c'è lo scarto dell'arancia perché gli ho dato le bucce di arancia che hanno mangiato tutto quanto all'interno, vedete che c'è dell'erba secca, vedete che c'è dei rami perché è stato messo in un cumulo insieme a questa roba qui. Poi io nella lettiera delle galline ci metto anche le foglie secche per fargli la lettiera, ci metto un casino di cose, dopo me la ritroverò tutto quanto nel compost e quindi è un bene per me. Ecco, adesso io non mi sto tanto a soffermare, comunque vedete le galline, vi voglio fare una cosa, lasciate il casino che c'è qui, perché scusate il casino, comunque ho fatto anche quelle due damigiane là, diciamo sono damigiane, dove dentro c'è l'ampolla di vetro si è rotta e quindi ho recuperato il coso, anche quelle là sono piene di compost e via dicendo. Questo, adesso che sono qui devo andare a introdurlo, questo è il contenuto che c'era in questa compostiera qui, questa qua diventerà l'ombra compostiera, comunque quando uscirà questo video avete già visto, e quindi questa roba qui andrà introdotta lì. Poi ho anche questa parte qui, vedete, da introdurre, anche questa qui, vedete, c'è un po' di tutto, è tanto umido, ma però comunque col caldo che c'è adesso, anche se introducete una grossa quantità di materiale verde, non c'è nessun tipo di problema, perché col caldo che c'è evapora tutta l'umidità e quindi non c'è problema. Io infatti ho aggiunto, prima di togliere la compostiera avevo aggiunto sopra un bello strato di erba e si è decomposto tutto quanto, è passato circa 2 mesi da quando ho messo l'erba, si è decomposto tutto quanto e il compost era perfetto, non era umido, non era troppo bagnato, non aveva troppi problemi, ecco. Quindi io adesso metto la telecamera in posizione così vedete il dentro della compostiera e inizio col riempimento. Metterò una forca di quello, un po' di questo, un po' di questa roba qui, un po' di scarto qui, farò un po' misto finché avrò riempito tutta la compostiera e poi ovviamente successivamente continuerò sempre a riempire con scarti di cucina fino ad arrivare all'estate prossima. Quando arriviamo alla prossima estate, quindi fra un anno, fermiamo il tutto, lasciamo fermentare e avremo il compost pronto. Ora mi metto in posizione e inizio il lavoro.
Eccoci qua, amici. Allora, scusate, sto guardando un attimo la telecamera e sto guardando se il microfono è acceso. Sì. Allora, praticamente ho messo, avete visto che ho fatto un po' di riempimento, ho messo i cartoni, ho messo anche dei pezzi di sacco, dei mangimi e altre cose, ho ancora da finire un po' di roba, ho aggiunto un po' di serratura per avere un po' di più la parte un po' più asciutta, perché ci ho messo tanta erba sotto, ma comunque poi quando taglierò l'erba metterò l'erba e via dicendo. Scusate un attimino, ho battuto la telecamera e niente, questo era un pochettino il lavoro, adesso vado avanti, finisco e noi ci finisco diciamo di introdurre un po' di elementi e noi ci ritroviamo dopo. Eccoci qua, amici. Allora, il lavoro della compostiera è stato finito, avete visto un po' velocemente, un po' il video velocizzato, le fasi di riempimento. Comunque ho sempre fatto un 50% secco, un 50% umido. La parte umida, quindi la parte verde, arrivava dagli scarti delle foglie, altre robe, invece la parte secca arrivava da tutti i pezzettini di legno, tutte le cortecette che sono praticamente rimaste quando si è tacciato il compost. Ho aggiunto anche della carta, quindi tipo quel sacco là, vedete? Ho aggiunto anche della pollina delle galline e ho aggiunto anche della segatura per tenere un po' più, portare un po' più di carbonio nel mio compost. Ecco, la compostiera è questa. Io adesso ci vado a rimettere il coperchio che era di lamiera, posso anche lasciare così per oggi, bagnare il tutto, quindi dargli circa un 20-30 litri di acqua bagnando il tutto, così si ristabilizza. Se c'erano lombrichi all'interno, con un po' di più di umidità riescono a lavorare bene. E niente, io spero di esservi stato utile comunque in questo video, avervi fatto vedere un pochettino velocemente come sono stati i miei processi. Nel sotto sono partito con dei rametti per tenere un po' più arieggiato e non a contatto col sotto. Però un consiglio da parte mia che vi posso dare a voi, adesso vi sposto e vi inquadro la compostiera perché fa caldissimo oggi. Comunque il consiglio che posso darvi a voi è: se volete avviare una compostiera e volete avere una compostiera di successo, a parer mio,
a parer mio è meglio che vi procurate del compost maturo. Quindi se per caso conoscete un amico che ha già una compostiera, voi volete fargli la vostra compostiera, gli chiedete: mi dai mezzo secchio di compost maturo da miscelare con gli scarti vegetali che ho io. E in poche parole, se ve lo dà magari anche con 5 euro, insomma, oppure magari gli dite: me lo dai quando io ho la mia compostiera bella matura, magari ti do un po' di compost io e via. Ecco, quindi un po' di compost magari maturo, magari un compost di 3 mesi 4 mesi, che c'è dentro già microrganismi, batteri e tutta roba e vari animaletti, riesce a avviare molto meglio la compostiera. Ecco, adesso il livello è più o meno qui, guardate, più o meno qui il livello, guardate, più o meno qui, quindi potete ben capire che di roba ce n'è, e veramente ce n'è. Ecco, adesso io non faccio altro che fino a se oggi è giugno, fino a giugno dell'anno prossimo, quindi al 2021, io continuo a caricarla, e dopo nell'estate prossima andremo a svuotare. Ecco, io sono soddisfatto di questa compostiera, ve la consiglio a tutti quanti voi, e niente, ora vi saluto, vado a bagnare un pochettino, vado a metterci il coperchio, e niente, per questo video è tutto, spero di esservi stato utile, e niente, buona compostiera anche a voi. Ciao a tutti amici da Paolo Fiat.